ho trovato un ambiente fantastico, comunque pieno di docenti e studenti con cui mi sono trovata in contatto e mi sono trovata davvero benissimo, quindi io sono felice che si apra un nuovo anno accademico, sicuramente pieno di positività, pieno di dialogo e confronto che ne abbiamo davvero bisogno in questo periodo, e ho trovato comunque, anche nonostante quello che ciò che è avvenuto, ho trovato comunque un ambiente con cui parlare con gli altri, dialogare, discutere, quindi un ambiente davvero tranquillo, ricco di ragazzi pieno di entusiasmo, studenti che comunque hanno voglia di fare anche di cambiare questa società, cambiare il mondo, quindi un'atmosfera davvero positiva. Oija Queensday è l'emblema dell'Università di Macerata, decisa attraverso la cultura, la conoscenza e l'umanesimo a combattere ignoranza e pregiudizio. Attraverso il suo entusiasmo e le sue parole è stato inaugurato l'anno accademico 2017-2018 dell'Università di Macerata, il 728esimo dalla fondazione. Ateneo conta 12.000 iscritti, 1.700 matricole, 2.000 laureati, con quasi 600 studenti da tutto il mondo tramite Erasmus, provenienti da Cina, India, Russia o Messico. Il futuro ancora antico è il titolo della relazione del rettore Adornato. Il tema di oggi è il futuro un cuore antico, nel senso che il contributo che un ateneo come il nostro, interamente umanistico, vuole dare alla contemporaneità è quello di riportare alla centralità dei percorsi della contemporaneità stessa l'uomo e i suoi valori. Va bene la robotica, va bene la domotica, vanno bene le innovazioni tecnologiche, ma dobbiamo sempre ricordare che al centro del percorso c'è sempre un uomo. Nell'offerta formativa, a fronte dei mutamenti che il mondo del lavoro propone, abbiamo avviato percorsi legati all'umanesimo delle tecnologie, attraverso la digitalizzazione e l'informatizzazione. Abbiamo avviato master innovativi sulla pubblica amministrazione, cerchiamo insomma di stare al passo della contemporaneità e delle trasformazioni che essa propone, rimanendo fedeli a noi stessi. Pilastro dell'anno accademico è l'umanesimo applicato ai giorni nostri, con prolusione affidata al latinista Ivano Dionigi. Oggi credo che sia più che mai necessario, c'è una grande affermazione, benvenuta peraltro, della cultura tecnico e scientifica. Io credo però che a fronte di questo sapere molto frammentato, peraltro anche molto avanzato, ci sia bisogno di una visione, di qualcosa che tenga insieme il tutto, e queste sono le discipline umanistiche, perché non sono l'altro sapere o l'altro punto di vista, sono il cosiddetto pensiero lungo che tiene unito un po' il tutto. Noi abbiamo bisogno oggi di ricondurre tutta una visione, perché questa specializzazione, questa iperspecializzazione porta gli stessi scienziati e specialisti a non capirsi più tra di loro. Noi abbiamo bisogno di un punto di orientamento, di una visione, abbiamo bisogno, perché vede, il sapere tecnologico è spiegato dai tempi, ma chi spiega oggi i nostri tempi? E credo che sia solo il pensiero umanistico. L'inaugurazione ha combaciato con l'apertura degli Stati Generali dell'Università di Macerata e ha ospitato per la prima volta anche i lavori della Giunta della Conferenza dei Rettori Italiani. Si riunisce la Giunta della Conferenza dei Rettori proprio qui a Macerata, è stato un modo per dare un segnale forte di vicinanza alla comunità accademica di Macerata e anche per sottolineare l'importanza di questa università nel sistema nazionale, il suo ruolo e, malgrado le difficoltà contingenti, è un auspicio di un rilancio rapido e di un forte impegno a livello nazionale per il sostegno di Macerata. Il mondo dell'università in questo senso di che cosa avrebbe bisogno? Ma noi oggi viviamo in un'economia della conoscenza, quindi il valore più importante che c'è per un paese è la qualità del suo capitale umano e dei suoi giovani. C'è necessità di più investimenti, di più impegno, di mettere al centro i giovani e la loro formazione del paese per avere un futuro e avere anche un ruolo forte dell'Italia in un mondo in cui la conoscenza è il valore fondamentale.